Olè, ragazzi, ben ritrovati. Allora, ieri mi avete detto che l'esperimento della musica è fallito miseramente. In realtà io non volevo nemmeno mettere una musica, però avevo paura di farvi sentire in sottofondo i versi, gli ululati di Nala, e quindi avevo cercato di venderla in quel modo lì. Oggi dovrebbe essere un po' più tranquilla, anche se non ci sta facendo dormire. Questa è una cosa che probabilmente si vede dagli occhi degli ultimi giorni, ma era molto prevedibile. Quindi oggi niente musica, proviamo a lasciare tutto com'è e iniziamo a parlare di diverse cose, perché secondo me ci sono degli argomenti scottanti oggi che potrebbero non sembrare, ma secondo me lo sono. Queste sono per me notizie, fino adesso vi ho sempre detto niente di che. Iniziamo a entrare nell'ordine della questione pesante, perché intanto mancano 3 giorni inizio ritiro e si iniziano a muovere alcune cose. Ne parliamo. Intanto partiamo dalla notizia un po' più leggera e anche positiva, se vogliamo, perché Kai Jorge si sta allenando benissimo. Mi fa super piacere, sono contentissimo, perché questo ragazzo ha subito un infortunio pesante, perché sta affrontando un vero e proprio calvario per ritornare in campo. Non credo che ci sarà parte nella Juventus prima squadra l'anno prossimo. Credo che potrebbe essere ceduto in prestito a una squadra per fargli recuperare al meglio, come ho già detto in altri video. Però il fatto che si stia allenando, il fatto che sia tornato, magnifico. Tra l'altro nei mesi scorsi vedevo che si stava allenando anche con un personal trainer a parte, e avevo visto che si era anche asciugato molto, non che prima fosse particolarmente sovrappeso, però avevo visto proprio le foto a confronto di quando era arrivato la Juve e di come aveva ritrovato forma fisica, segno che comunque non è stato fermo, ovviamente un professionista, però sta cercando di ripartire nel migliore dei modi. Quindi un grosso in bocca al lupo a Kai Jorge, perché fino adesso l'abbiamo visto ancora poco e niente, e mi piacerebbe capire che tipo di giocatore è, dato che all'epoca in Brasile se ne parlava un granché bene. Noi non l'abbiamo pagato tanto e mi piacerebbe comunque cercare anche un giorno di avere un'idea chiara su questo ragazzo, perché tuttora oggi è un po' difficile parlarne. Allora, perché vi dicevo che si inizia a entrare nell'ordine delle idee? Perché la Juventus sta programmando diverse cessioni. La prima di queste cessioni potrebbe essere quella di Zaccaria. In realtà sarebbe la seconda, perché è già stato ceduto Kulusevski, però la Premier League, strano, chi l'avrebbe mai detto, la Premier League chiama. Cioè, Zaccaria West Ham. C'è una valutazione di base in questo momento che si aggira sui 20 milioni di euro. Forse la Juventus vorrebbe qualcosina in più. Addirittura si legge 25, ma secondo me 20 milioni sarebbe già una cifra meravigliosa per Zaccaria. Il West Ham però non vorrebbe dare l'obbligo di riscatto, invece per la Juve è una condizione indispensabile. Allora, sono assolutamente dalla parte della Juve, la leggo in questo modo, perché Zaccaria è comunque un giocatore importante. Non è un giocatore vecchio, un giocatore ancora nel fior fior dell'età, sta attraversando i migliori anni di carriera, quindi non è un giocatore che ha particolari problematiche fisiche, è un giocatore comunque duttile, è un giocatore importante, secondo me. Io ripeto, secondo me addirittura la Juve avrebbe fatto comodo, però ci sono delle cose che lo portano fuori dalla Juve, perché già nella scorsa stagione era stato allontanato e quindi difficilmente riesci a ristabilire un attimo di, come possiamo dire, di fiducia, anche rimettendo all'interno il giocatore, e quindi uscirà a malincuore, perché a me non era dispiaciuto in quei 6 mesi che aveva fatto. Però la Juve c'ha ragione: se lo devo cedere, allora lo cedo con obbligo di riscatto. Assolutamente, perché non ha senso che poi mi ritorni tra un anno ancora e poi facciamo uguale col Chelsea. No, è quello che chiedevo a Giuntoli qualche video fa. Dicevo: Giuntoli, risolvimi queste situazioni spinose, delicate, difficili, senza che ci sia questo effetto ping pong anno dopo anno di giocatori che vanno e di giocatori che escono. Ovvio, sarà più difficile Arthur, dove lì mi immagino veramente un prestito gratuito, poi andrà in scadenza, la Juventus con una grossa delusione dal punto di vista tecnico e probabilmente una sorta di buco dal punto di vista economico, di grossa minusvalenza proprio dal punto di vista economico, uscirà da questa trattativa e si toglierà quello che a tutti gli effetti da un paio di stagioni è un vero e proprio problema per la Juventus. Cambiano i dirigenti, cambiano anche gli allenatori, se vogliamo, perché ha giocato sia con Pirlo che con Allegri. Io con Pirlo, devo dire la verità, non mi era dispiaciuto, mi aspettavo un giocatore decisamente migliore, qualcosina me l'aveva fatto intraprendere, poi sul finale di stagione mi aveva fatto venire anche lui il latte alle ginocchia. L'anno con Allegri non si è mai visto, l'anno scorso a Liverpool desaparecido più un infortunio. Tra l'altro ho visto anche una foto l'altro giorno, sembra invecchiato un pochino male per un giocatore che comunque dovrebbe avere l'età di Zaccaria, tra l'altro. Quindi dispiace tanto, perché da questo giocatore mi aspettavo decisamente di più. È stata una storia iniziata male, perché
abbiamo dovuto inseguirlo per tantissimo tempo per farlo venire alla Juventus. Ti prego, vieni alla Juve, ti prego, vieni alla Juve, ti prego, vieni alla Juve. No, voglio stare a Barcellona, ti prego, vieni alla Juve. Quando nascano così le storie, un po' come Di Maria, che l'anno scorso Di Maria siamo stati a corteggiarlo mesi, mesi e mesi e mesi. Ormai sembra una sorta di linea da seguire, no? Se il giocatore non è così attratto, le motivazioni fanno la differenza in questo mondo di miliardari, quindi giocatori che non ne hanno voglia. Io non ho più voglia di star lì mesi e mesi e settimane e mesi a chiedergli per favore vieni a giocare alla Juventus a tot milioni di euro l'anno. Non vuoi venire? Nessun problema. Ne prendiamo un altro. Grazie, ne prendiamo un altro. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto negli ultimi anni e fatemi sapere se condividete questa lettura qua. Volevo parlarvi anche di Sulé, perché potrebbe essere un'altra cessione. Nelle settimane scorse si parlava di un prestito, magari in Italia, magari al Monza. In realtà nelle ultime ore sta venendo fuori anche l'idea da parte della Juventus di cedere il ragazzo, una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. Allora, partiamo dal presupposto che oggi sulle 25 milioni di euro non ne vale mai, perché ha giocato troppo poco con la Juventus, ha dimostrato troppo poco, quindi per quello che ha dimostrato 25 milioni di euro non ne vale mai. Se poi parliamo di potenziale, magari 25 milioni di euro sono pure pochi per un giocatore del 2003. A me sinceramente fino adesso non ha ancora incantato, però gli riconosco che ha alcuni colpi importanti. Cedere Sulé a titolo definitivo per me sarebbe una follia. Non uso mezzi termini, una follia. Perché? Perché in questo momento la Juventus ha necessità di appoggiarsi a questi ragazzi, di dar fiducia a questi ragazzi. Non puoi permetterti il giocatore da 30, 35, 40 milioni. Hai un giocatore che ha dei colpi e va sgrezzato, ci si deve lavorare, bisogna impegnarsi, tirarsi sulle maniche e cercare di valorizzarlo. Bene, ci provo. Però vi dico che c'è anche un'alternativa. Se in questo momento la cessione di Kulusevski, Zaccaria, Sulé, e metti 20 milioni di qua, 25 milioni di là, 25 milioni di qua, e iniziano a essere 70, 60, 80 milioni, quelli che sono, mi permette di non toccare Bremer, Chiesa, Vlahovic, che sono giocatori già della Juve, già più pronti, che sanno è, allora lì capisco. Però se mi devi cedere Sulé e poi dopo, che ne so, un mese mi cedi Chiesa, allora dico no, ti dico assolutamente no. Perché un conto è se mi devi cedere un giocatore per ragioni di bilancio, devi cedere dei big per ragioni di bilancio. Allora delle due, con Zaccaria che è fuori dal progetto tecnico, Sulé che è interessante ma quei soldi lì mi fanno gola, vendimi Sulé ma trattienimi Chiesa, se proprio devi, perché se invece c'è l'obbligo di vendere Chiesa, d'accordo, abbiamo già parlato, io non lo venderei mai Chiesa, se proprio, che ne so, lui non vuole rimanere, la Juve lo vuole cedere, non si trova per il rinnovo, però allora non mi vendi anche Sulé. Cioè se mi arrivi a vendere dei giocatori che in prospettiva e che hai tirato su te sono dei giocatori importanti, o mi dici guarda non ci credo neanche per sbaglio, tutta l'area scout della Juventus mi ha detto che questo ragazzo più di così non cresce, e ti assumi delle responsabilità, perché quando ragioni con i giovani, quando ragioni di cessioni di giovani, devi assumerti le responsabilità, se no poi ti mangi le mani, e l'hai visto mille volte in passato, se no non ha minimamente senso mettersi a tavolino per trattare una cessione a titolo definitivo. Lo duro da in prestito, non ho lo spazio in questa stagione di farlo rendere, non ho la possibilità di migliorarlo perché il modulo previsto quest'anno magari è il 3-5-2 e lui si trova bene, lo do in prestito. Se invece dici no, devo monetizzare, perché allora poi mi mantieni big. Cioè non ci sono strade, se no stiamo parlando semplicemente di follia e antiprogrammazione per quanto mi riguarda. Un terzo argomento caldo dopo quello delle due cessioni è quello che riguarda Bonucci. Ragazzi, ora qualcosa si sta muovendo, non prendiamoci in giro, già si era mosso, abbiamo avuto l'ufficialità, Bonucci che mette il logo della Juve con il punto, significava che lì eppur si muove, qualcosa era accaduto. Ora, queste storie che sta facendo il pre-season, queste voci che vogliono un Bonucci sempre più lontano dalla Juve, sia da parte della dirigenza sia da parte dell'allenatore, dirigenza che magari dirà io quei soldi non te li pago, l'allenatore che dirà io il posto da titolare non te lo assicuro, e allora non ti conviene rimanere Leonardo. Io vorrei che si potesse anche ragionare lontano dai binari che parlano di europeo e di nazionale, perché d'accordo sei il capitano della nazionale, però d'accordo sei anche il capitano della Juventus,
e quindi se diventi un peso o di troppo per la Juventus, per non perdere la nazionale ti sposti. Poi tu hai tutto il diritto del mondo a dire io rimango qui, faccio l'ultimo, non gioco, però poi rischi allora di perdere anche il posto in nazionale, quindi cerchiamo di capire quali sono le priorità, perché se la priorità è la Juventus e te dici per il bene della Juventus rimango anche a fare il sesto e mi faccio una partita da titolare ogni 10 e magari mi faccio dei minutini quando bisogna far riposare, io alzo le mani, il contratto te l'hanno fatto, c'hai ragione te, stipendio è alto, la prossima volta non mi fai quel contratto, il posto da titolare non ce l'ho, mi va bene non giocare, se la priorità è la Juventus va bene, però se l'idea è quella di andare a fare l'europeo da titolare, come mi pare di capire, da capitano, non è che puoi dire io rimango la Juve, guadagno quei soldi e poi voglio anche giocare perché se no non vado titolare. Bisogna capire quali sono le priorità, poi magari Mancini gli ha detto oh, non giochi la Juve, sei titolare comunque, però mi sembrerebbe strano perché in un campionato come l'europeo o come il mondiale è necessario arrivare pronti in quel mese, in forma in quel mese. E la condizione fisica ovviamente l'acquisisci semplicemente giocando, è l'unico modo, non si scappa, a maggior ragione a un'età importante come quella di Bonucci, che l'anno prossimo darà l'addio al mondo del calcio, si ritirerà almeno da giocatore. Quindi oggi il ragionamento di Bonucci secondo me è questo qua, cioè qual è la priorità? Juventus, perché anche a livello di spogliatoio mi sento un leader indispensabile? Io sono il primo a dire, c'hai ragione te, c'hai il contratto, te l'hanno fatto, c'è un altro anno, stai lì. Sono il primo a dirtelo, io, il primo. Poi, io cambierei, io cercherei di cedere Bonucci, semplicemente. Però se lui mi dice, io mi ritengo indispensabile, fondamentale, per aiutare il gruppo, benissimo, rimani. Però poi mettiamo in preventivo che certe cose si possono perdere. L'idea, a quanto pare, in questo momento è quella di cedere Bonucci per acquistare Laporte. Io l'altro giorno vi dicevo, non credo che Laporte possa entrare senza una cessione, addirittura io pensavo Bremer, dovesse uscire Bonucci per prendere Laporte, io sarei meravigliosamente contento perché ne abbiamo parlato proprio qualche settimana fa. Dicevamo, anzi qualche giorno fa, Laporte non lo prenderei, non è il nome che prenderei per primo, però stiamo parlando di un giocatore con esperienza, un giocatore vincente, un giocatore mancino, un giocatore che può giocare lì nella difesa 3, sarebbe perfetto, poi io ne prenderei un altro, però in panchina c'è Allegri e sono convinto che se Allegri dicono vuoi Pavlovic o vuoi Laporte, io ti dico voglio Laporte, perché sappiamo come ragiona Massimiliano Allegri, quindi cerchiamo di capire anche un attimino come potrebbe essere la formazione della Juventus titolare con Laporte più qualche riserva, io ve la metto giù così, perché secondo me sarà 3-5-1-1. Quindi Szczęsny in porta, Danilo, Bremer e Laporte, secondo me sarebbe una difesa che si completa per caratteristiche molto molto bene, Gatti sarebbe la prima riserva, vi ho messo una riserva per ogni reparto, Kostić e Weah sugli esterni, poi secondo me lì bisogna anche capire qualcosina, cioè rimane Ealing Junior, arriva Parisi, rimane Cambiaso come vice Weah, ne arriva un altro perché De Sciglio rotto, quindi sugli esterni poi bisogna fare un ragionamento di un certo tipo. Locatelli, Rabiot e Fagioli che sono i titolari, io vi metto anche Pogba perché per lo stesso ragionamento che ho fatto per Rapport, per Massimiliano Allegri, nella testa di Massimiliano Allegri se Pogba sta bene è titolare, poi Pogba starà mai bene? Io qui non sono medico, non sono preparatore, non ho visto i test, non l'ho visto allenarsi, non ne ho idea, lo sa il ragazzo, lo sa lo staff atletico, tecnico, medico della Juventus, io non lo so, però so per certo che se Pogba c'è gioca, perché è il giocatore più qualitativo della rosa della Juventus. E poi vi metto Vlahovic di punta e Chiesa a mezza punta, perché l'abbiamo visto, Allegri ragiona sotto questo punto di vista. Però per dovere di cronaca vi metto anche Milik, perché come vi dicevo qualche settimana fa, in rosa il giocatore migliore a fare quel lavoro che abbiamo visto la scorsa stagione, oltre a Di Maria, è stato proprio Milik. Poi potrebbe farlo Pogba? Magari sì, magari no, non lo sappiamo, non l'abbiamo visto, l'abbiamo visto per pochissimi minuti. Milik quel lavoro lì di smistare i palloni con qualità tra le linee te lo fa, e quindi per dovere di cronaca io ve lo metto, però questa potrebbe essere già un'impronta di formazione della Juventus che fa quei ragionamenti che vi dicevo prima, mantengo Vlahovic, mantengo Chiesa, mantengo Bremer, non cedo i big, per non cedere i big vado a cedere Zaccaria, Sule, Kulusevski, che sono giocatori importanti, giocatori qualitativi, lo vanno a prendere magari anche squadre di Premier League di alte posizioni o comunque squadre di Premier League di metà classifica che lottano per un accesso all'Europa, hanno i soldi, me li pagano, però io i big me li tengo. E poi, se il discorso di Bonucci si andrà a concretizzare, mi entra Laporte che ovviamente
in Premier League ci vanno quelli un po' più giovani, dalla Premier League escono quelli un po' più vecchi, anche se la Porte comunque mi pare che sia un 94 contro 96 di Zaccaria o 97 di Zaccaria, quindi lo scarto è medio, però è minimo, però 3 anni comunque fanno la differenza nel calcio, sono 3 stagioni ovviamente, però questa sarebbe una formazione probabilmente con del senso. L'unico che andrebbe a stonare un pochettino in questa formazione è probabilmente davvero Chiesa, e vedo più adatto Milik in quella posizione lì, perché Chiesa non è una mezza punta, è un giocatore che ha bisogno di spazio, secondo me andando a limitare lo spazio di Chiesa lo vai, vai a limitare fortemente il suo gioco, il suo modo di giocare, il suo approccio, le sue caratteristiche, però questa è una formazione che avrebbe un grosso senso dal punto di vista tattico e tecnico, e con gli uomini a disposizione della Juventus non sarebbe nemmeno un esborso di chissà che tipo, perché la Porta andrebbe a guadagnare bene o male le cifre che guadagna Bonucci da giocatore non titolare. Quindi fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti. Le riserve sono quelle, sperando che ci possa essere un ricambio almeno da parte di Pogba, perché quello è un giocatore che comunque ti cambia il volto della squadra, non prendiamoci in giro, a maggior ragione con l'impronta che dà Massimiliano Allegri alle squadre. E questo è tutto, ci vediamo magari nel pomeriggio, forse per una diretta. Ciao.